Io mi auguro che ci aiutiate, perché qui 30 anni, ecco, lei si rende conto da sola. Anche questo è tutto abbandonato, avevamo chiesto di farci un asilo nido, un centro anziani, di crearci un qualcosa di creativo. Certo. È stato sempre stato abbandonato così. In nessun genere hanno fatto una manutenzione. No, lo so, infatti loro adesso stanno intervenendo su adesso, situazioni che stavano ferme da oltre 10 anni. Io la lascio nelle buone mani del presidente. Grazie, grazie per averla conosciuta. Allora, sono venuta a incontrare il presidente direttamente qui a casa sua. Dopo un anno abbiamo fatto il punto e abbiamo visto tutto quello che hanno fatto quest'anno. In particolare direi che il focus è stato messo sugli interventi di manutenzione ordinaria per gli immobili ERP. Avete speso Speso 210.000 euro, abbiamo fatto 110 interventi nel primo semestre, quindi il trend, se continua così, arriveremo intorno ai 300 interventi alla fine dell'anno, con una spesa totale intorno ai 600.000, si spera. E abbiamo speso i fondi residui del 2016 per l'ordinario, riasfaltando parte di via Cambelotti, parte di via Polense, e contiamo con un residuo di fare anche un pezzettino di via Torrenova. Quindi diciamo che la manutenzione sulle strade è partita, adesso via via che gli altri bandi verranno giudicati. Adesso partirà il verde, partiranno la manutenzione strade con i fondi 2017, insomma stiamo lavorando di brutto. Come è successo che il sindaco ci venisse a trovare? Una bella cosa, una gran bella cosa. Non succede mai. Però il fatto che non sia mai successo non vuol dire che non si possa cambiare, no?